Bene, siamo al Palarchi di Reggio Calabria in presenza di uno dei palloni vinti dal Botteghelle lo scorso anno come migliore squadra vincitrice del campionato di C regionale. Dopo aver incontrato il pallone, uno dei palloni appunto vinti dal Botteghelle, intervistiamo anche il coach del Botteghelle che ci raggiunge qui in tra gli spalti del Palarchi. Intanto Sebi, come sta andando questa preparazione in vista di questo campionato? Voi siete campioni uscenti? Siamo campioni uscenti tra virgolette. Lo dicono anche i palloni della federazione. Come sai c'è stato questo reimpasto dei campionati, quindi sicuramente quello che andremo ad affrontare sarà, io credo, un campionato completamente diverso da quello rispetto a quello dell'anno scorso. Penso più competitivo, ma sicuramente più divertente e più stimolante per tutte le squadre che vi parteciperanno. La preparazione sta andando bene, normalmente abbiamo cominciato alla fine di agosto, siamo sul campo da una quindicina di giorni e stiamo provando appunto a fare sempre meglio per migliorare. La ricostruzione del Botteghelle per quest'anno com'è andata? C'è un grosso nucleo della passata stagione, qualche innesto, che squadra sta uscendo fuori per questo campionato? Guarda, anche quest'anno siamo riusciti come l'anno scorso a mantenere, come dicevi tu, un buon nucleo di giocatori che hanno partecipato allo scorso campionato. Abbiamo perso purtroppo tutti i ragazzi che sono andati via, praticamente sono andati via per motivi di studio, perché l'anno scorso hanno fatto la maturità e quindi sono andati a studiare fuori. Abbiamo provato a inserire due o tre elementi nuovi, abbiamo inserito appunto Sebi Canale, stiamo provando a inserire Lorenzo, Nucera, e quindi stiamo provando appunto a puntellare un pochettino il roster. Abbiamo consolato Scordino dall'inizio dell'anno, l'anno scorso ci aveva dato una grossa mano durante la fase dell'orologio, quindi stiamo lavorando per far sì che appunto i nuovi si inseriscano al meglio e i vecchi riprendano dove avevamo lasciato. Ecco, diciamo nuovi, che poi tanto nuovi non sono per queste categorie, comunque il mix sta funzionando un po' nello spirito del Botteghelle, che con la forza del gruppo lo scorso anno ha davvero impressionato, meritando la vittoria del campionato. Assolutamente, deve essere la nostra forza come lo è stato fino ad ora. Noi non viviamo di individualità, ma cerchiamo appunto di farsi dare frutto al lavoro di squadra, appunto a quello che cerchiamo di fare durante la settimana, e quindi essere un gruppo ben unito. Ecco, da queste prime settimane di preparazione già diverse amichevoli contro formazioni che comunque incontrerete nel campionato. Che giudizio ti sei fatto? Adesso ci hai parlato ovviamente della tua squadra, anche delle altre, Valgallico, Villa San Giovanni nella fattispecie. Ma guarda, come ti dicevo prima, io ho incontrato fino ad ora, abbiamo incontrato il Valgallico e Villa San Giovanni, due squadre che il Valgallico completamente nuova, ma tra virgolette, perché sono tutti giocatori che hanno già appunto fatto questi campionati ed anche campionati di alto livello, quindi sicuramente sarà, io credo, una delle squadre protagoniste di questo campionato. E come ti dicevo prima, appunto, io credo sarà un campionato abbastanza vincente, col fatto che appunto che sono scese tra virgolette dalla C nazionale la Vis e compagnia, e poi il Valgallico è venuta su dalla Serie D e si è ancora più rinforzata, quindi credo che sarà un campionato molto interessante, da vincente fino alla fine.